Sì, vabbè, cose di calcio che è giusto che sia così, è giusto che abbiamo questa tempra, questa cattiveria, questa grinta che ci ha permesso di vincere altre partite, di pareggiare questa che sembrava persa immeritatamente. Ci sta, va bene così. Ma sai, noi dobbiamo capire cosa significa giocare a calcio o provare a giocare a calcio. Il primo tempo è stata una partita dove c'è stato solo il Catanzaro ha giocato a calcio, il Catanzaro ha creato tante trame di gioco, parlo del primo tempo. Abbiamo preso gol purtroppo l'unica volta che sono venuti giù, loro si affidavano solamente a questa palla lunga, a questi lanci lunghi, a queste ripartenze, fatte bene per l'amor del cielo, ma come trame di gioco poco. Poi è normale che siamo andati in difficoltà col quarto d'ora, il secondo tempo dove cambiando modulo non abbiamo trovato le distanze subito, poi le abbiamo rimesse lì, abbiamo corso più di loro, abbiamo meritato il pareggio. Non è per due ripartenze che si gioca a calcio e quindi nella situazione in cui eravamo, soprattutto di assenze, penso che abbiamo fatto molto bene. Contro una squadra in salute, contro una squadra che veniva da aver messo sotto il Lecce, veniva da quattro risultati, quindi potevamo pareggiare tranquillamente prima. Gomez ha fatto tre parate strepitose, si sono immolati più di una volta sul limite dell'area, forse c'era un rigore, cioè la squadra è andata sotto, ma mi è piaciuto lo spirito con cui ha giocato, ha continuato ad attaccare sfrombattuto, non si è arresa, ha rischiato qualcosa, però è una mentalità di una squadra che gioca sempre. E poi ci sono le partite così. Guarda, hai ragione, nel senso, se poi andiamo in svantaggio è ancora più difficile, perché maciniamo gioco, facciamo un po' fatica a arrivare là davanti e essere più concreti. Però ti dico, è una partita strana, dopo la sosta perdi il ritmo partita, sei un po' con le gambe un po' vuote, non dal punto di vista di fiato, quindi è stata una partita, sì, un po' di fortuna nel pareggiarla, però abbiamo avuto tante occasioni, era giusto un pareggio, dai. Guarda, secondo me anche la giovane età della squadra un po' immatura, perché lo siamo stati un po', abbiamo concesso dei contropiedi che non si godevano concedere neanche sullo 0-0, figurati sull'1-0, perché poi in questo campionato perdi 2-0, sei morto. Però ti dirò, stata questa partita è veramente strana, abbiamo concesso tanto, un po' di frenesia, però meno male che è arrivato il pareggio.